All'origine di questo progetto c'è un furto, quello di una macchina fotografica che un finto monaco mi ha sottratto in un villaggio tibetano in Cina. Una settimana più tardi, ritrovato il monaco e recuperato l'apparecchio fotografico, mi è stato chiesto di firmare un documento utilizzando la mia impronta digitale. La richiesta mi colpì a tal punto da spingermi successivamente a documentarmi sulla storia dell'identificazione delle origini. Così ho scoperto che una delle prime classificazioni di impronte digitali risale al 1892 ad opera di Juan Vucetich, ispettore di polizia di La Plata in Argentina, il padre della dattiloscopia, lo studio delle impronte digitali. Nel 2009 sono partito per Buenos Aires, un viaggio che si trasforma in un soggiorno di più di 4 anni, in un villaggio della Bolivia e Perù, abitato da una comunità di guaritori nomadi, i Callavaia, mi viene raccontato dei Lugar Kuna. I Lugar Kuna sono dei luoghi considerati sacri dai Callavaia e identificati tramite le tracce lasciate dai fulmini sul terreno dopo i temporali. Quell'informazione ha avuto il potere di collegare e circuitare tutte le investigazioni precedenti, ispirandomi nella scrittura di una narrazione che ha fornito la struttura di base dell'immaginario di duplice mortellero ed ecosistema visivo. Il racconto narra l'indagine di un detective, il cui mandato è la ricostruzione del volto e dell'identità di un suicida che si è tolto la vita attraverso un complesso meccanismo ispirato alle gemelle Ellero, un sistema di ripresa progettato da Umberto Ellero utilizzato nella fotografia segnaletica di inizio Novecento. Il suicida sostituisce gli apparecchi fotografici con due pistole allo scopo di far collidere simultaneamente i proiettili in un punto preciso della testa, così da rendere irriconoscibile il volto. L'indagine porterà il detective a comprendere come il suicidio sia in realtà una mappa rituale simbolica, dove il confine tra osservatore e osservato si sublima in una somiglianza assoluta, che equivale all'uguaglianza. È una riflessione sull'identità, identificazione e unificazione, un labirinto costruito da un gioco di corrispondenze e simmetrie in cui gli elementi si intrecciano per stimolare suggestioni e possibili interpretazioni. La conoscenza non è uno strumento di semplificazione del reale, piuttosto un'amplificazione di ricerca immaginativa.